vecchio cinema. Un vecchio sembra studio nuovo cinematografico. Cinema, nuovo cinema paradiso. Buongiorno, ciao Massimo. Un grande schermo, un'insegna via dita e tanta, tanta passione per il cinema. Forse anche la voglia di andare oltre questo muro sbiadito, aprirsi con infinita curiosità culturale ai fermenti provenienti da mezzo mondo. Nasce così a Giffoni Valle Piana, siamo qui stamattina, questo ridente comune a circa 20 chilometri da Salerno, nel 1971 il Festival del Cinema per Ragazzi. 20 anni fa consensi e centinaia di pellicole che cominciano ad arrivare da tutto il mondo. Anche l'UNESCO riconosce il grande spessore di questo festival e dunque l'iniziativa di questo piccolo comune, dicevamo, a pochi chilometri da Salerno. E oggi siamo alla vigilia del 20° appuntamento, qui è mobilitato l'intero paese, l'intera cittadina di Giffoni Valle Piana. Giffoni, capitale internazionale del cinema per ragazzi. Ecco le locandine, hanno fatto il giro del mondo a testimoniare l'impegno, la passione che è diventata anche di grande spessore culturale per il cinema. Dicevamo 1971, Claudio Gubitosi, l'ideatore, un po' il motore di questo festival. Allora ce l'avete fatta, una vetrina internazionale? Certo, oggi Giffoni è considerata una delle manifestazioni più prestigiose d'Europa e festeggiamo quest'anno proprio il 20° anniversario del festival. Bene, lo festeggeremo stamattina insieme qui con tutti i ragazzi, sono i protagonisti del Giffoni Festival con la banda. L'appuntamento ai prossimi collegamenti da Giffoni è tutto. Linea a Roma.